credo che questo sia un'occasione importante, insomma, speriamo che vi seguano in moltissimi. È molto esaustivo il documento, quindi vi ringrazio semplicemente di essere qui e di ospitarmi come lettrice. Venezia, 25 novembre 2017. Sistematica, trasversale, specifica, culturalmente radicata, un fenomeno endemico. I dati lo confermano in ogni paese, Italia compresa. La violenza di genere è una violazione dei diritti umani tra le più diffuse al mondo. Lo dichiara la Convenzione di Istanbul, approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nel 2011 e recepita dall'Italia nel 2013, che condanna ogni forma di violenza sulle donne e la violenza domestica e riconosce come il raggiungimento dell'uguaglianza sia un elemento chiave per prevenire la violenza. La violenza di genere non è un problema delle donne, e non solo alle donne spetta occuparsene, discuterne, trovare soluzioni. Un paese minato da una continua e persistente violazione dei diritti umani non può considerarsi civile. Impegno comune deve essere dunque eliminare ogni radice culturale, fonte di disparità, stereotipi e pregiudizi che direttamente o indirettamente producono una asimmetria di genere nel godimento dei diritti reali. La Convenzione di Istanbul insiste sulla prevenzione e sull'educazione, chiarisce quanto l'elemento culturale sia fondamentale e assegna all'informazione un ruolo specifico, richiamandola alle proprie responsabilità. Il diritto di cronaca non può trasformarsi in abuso. Articolo 17. Ogni giornalista è tenuto al rispetto della verità sostanziale dei fatti. Non deve cadere in morbose descrizioni o indulgere in dettagli superflui, violando norme deontologiche e trasformando l'informazione in sensazionalismo. Noi giornaliste e giornalisti, firmatari del manifesto, ci impegniamo per un'informazione attenta, corretta e consapevole del fenomeno della violenza di genere e delle sue implicazioni culturali, sociali, giuridiche. La descrizione della realtà nel suo complesso, al di fuori di stereotipi e pregiudizi, è il primo passo per un profondo cambiamento culturale della società e per il raggiungimento di una reale parità. Pertanto riteniamo prioritario 1. Inserire nella formazione deontologica obbligatoria quella sul linguaggio appropriato anche nei casi di violenza sulle donne e i minori. 2. Adottare un comportamento professionale consapevole per evitare stereotipi di genere e assicurare massima attenzione alla terminologia, ai contenuti e alle immagini divulgate. 3. Adottare un linguaggio declinato al femminile per i ruoli professionali e le cariche istituzionali ricoperti dalle donne e riconoscerle nella loro dimensione professionale, sociale e culturale. 4. Attuare la par condicio di genere nei talk show e nei programmi di informazione, ampliando quanto già raccomandato dall'AGCOM. 5. Utilizzare il termine specifico femminicidio per i delitti compiuti sulle donne in quanto donne e superare la vecchia cultura della sottovalutazione della violenza fisica, psicologica, economica, giuridica, culturale. 6. Sottrarsi ad ogni tipo di strumentalizzazione per evitare che ci siano violenze di serie A e di serie B in relazione a chi subisce e a chi esercita la violenza. 7. Illuminare tutti i casi di violenza, anche i più trascurabili come quelli nei confronti di prostitute e transessuali, utilizzando il corretto linguaggio di genere. 8. Mettere in risalto le storie positive
di donne che hanno avuto il coraggio di sottrarsi alla violenza e dare la parola anche a chi opera a loro sostegno. 9. Evitare ogni forma di sfruttamento ai fini commerciali, più copie, più click, maggiori ascolti della violenza sulle donne. 10. Nel più generale obbligo di un uso corretto e consapevole del linguaggio, evitare A. espressioni che anche involontariamente risultino irrispettose, denigratorie, lesive o svalutative dell'identità e della dignità femminili. B. Termini fuorvianti come amore, raptus, follia, gelosia, passione, accostati a crimini dettati dalla volontà di possesso e annientamento. C. L'uso di immagini e segni stereotipati o che riducano la donna a mero richiamo sessuale o ad oggetto del desiderio. D. Evitare di suggerire attenuanti e giustificazioni all'omicida anche involontariamente, motivando la violenza con perdita del lavoro, difficoltà economiche, depressione, tradimento e così via. E. Evitare di raccontare il femminicidio sempre dal punto di vista del colpevole, partendo invece da chi subisce la violenza nel rispetto della sua persona. Il diritto di cronaca non può trasformarsi in abuso. Ogni giornalista è tenuto al rispetto della verità sostanziale dei fatti. Grazie a voi.